tanta voglia di fare e di essere al passo con i tempi. Oggi la Repubblica Dominicana è un'isola in continua evoluzione, un luogo legato fermamente alle sue tradizioni ma che allo stesso tempo vuole e cerca di diventare sempre più moderno. Tutto questo in virtù di un incremento dei numeri del turismo e degli investimenti già molto importanti. Da sud a nord, quello nella Repubblica Dominicana è stato un viaggio interessante e costruttivo. Un mix esplosivo di storia, arte e cultura, musica e gastronomia. Una realtà apparentemente lontana dalla nostra, ma più vicina di quello che ci immaginiamo. In primis per l'alta percentuale di italiani che hanno deciso di viverci, portando avanti attività in proprio. La meta certamente più nota è Santo Domingo, prima città fondata nelle Americhe, la prima colonia spagnola nel Nuovo Mondo. Difficile da conoscere veramente, però, a meno di non visitarla con guide locali, come abbiamo fatto noi. Questa è una delle tappe del tour di Santo Domingo, il Museo della Resistenza Dominicana, dove è ripercorsa tutta la storia del dittatore Trujillo. Ci troviamo nel Museo Memorial de la Resistencia, questa sala conosciuta come Mitos de la Era, i miti dell'epoca. Così possiamo vedere un po' della storia sobre Trujillo, quando nasce come persona, come militare, come politico, come presidente dominicano. Il Ministero del Turismo ritorna a promuovere anche la zona nord dell'isola, cioè la provincia di Puerto Plata. Bagnata dall'Atlantico, ha un'area turistica che si estende per 300.000 metri quadri di spiaggia dorata. Per gli amanti del mare la zona è perfetta per gli sport acquatici come surf, kitesurf, snorkeling, torrentismo e immersione. Per il surf, anche per imparare a usare la tavola, il consiglio è di andare qui. Guardate! E da Puerto Plata eccoci sulla spiaggia a Cabarete, la Playa all'Encuentro, una spiaggia esclusivamente dedicata ai surfisti. Eccoli qua, adesso proviamo anche noi. Qui la vita è quella tipica di un'isola tropicale, con temperature sempre miti, intorno ai 22 gradi, quindi perfette per il surf, kitesurf, windsurf. È una piccola avventura quotidiana la nostra, perché ogni giorno c'è la possibilità di praticare tutti questi sport, ad esempio, qualcuno al mattino e gli altri nel resto della giornata. C'è molta attenzione all'ambiente e all'ecosostenibilità. Con il marchio Dominican Treasures è stata premiata una serie di iniziative volte alla crescita del turismo sostenibile. Il marchio viene attribuito dal Consorzio Turistico Dominicano di Competitività, organizzazione no profit. Dominican Treasures è un sello di qualità e di sostenibilità. Dominican Treasures è un marchio di qualità e di sostenibilità che viene consegnato a progetti e servizi turistici nella Repubblica Dominicana. A livello nazionale. Attualmente riguarda 52 progetti a livello nazionale, ce ne sono 11 nella provincia di Puerto Plata, quella con il maggior numero di DT, perché è molto diversificata. Ci sono dei progetti comunitari, donne che producono del cioccolato artigianale e organico, sempre tenendo in considerazione i criteri di sostenibilità, cioè il rispetto dell'ambiente. 10 ore circa di volo per raggiungere un paradiso. Un consiglio però, non limitarsi ai tradizionali pacchetti all inclusive, ma cercare quanto più possibile di vivere il rapporto con il territorio, in assoluto la parte più emozionante del viaggio nella Repubblica Dominicana. Provare per credere.